Squarci dolorosi di vite spezzate nelle foibe del Carso, ricordi spietati dell'esodo dai territori italiani dopo l'8 settembre, fatti di violenze e ritorsioni, il ritorno ad una patria che non accoglie e che è difficile chiamare casa, il giorno del ricordo declinato al femminile, un incontro al ristorante Perché di Roncade che è anche una straordinaria occasione di conoscere da vicino le storie e le paure dei protagonisti, anche ai nostri giorni, di fronte alle continue polemiche che accompagnano la tragedia delle foibe e dell'esodo degli istriano Giuliano Dalmati e di quanti decisero di continuare a vivere in Jugoslavia accettando una vita molto difficile. I contenuti sono la narrazione, sono i ricordi, sono le storie, sono i testimoni, i protagonisti che manifestazioni come questa intendono portare alla luce, perché 50 anni di colpevole oblio su questa vicenda avevano creato una cortina di silenzio intorno a questo dramma nazionale. Mattarella, il presidente, domenica l'ha definita una sciagura nazionale, lo è stata. Quest'anno il giorno del ricordo è stato un po' diverso dal solito. Ma quest'anno direi che grazie al presidente Mattarella è stato più sentito forse. Il presidente Mattarella ha dato delle comunicazioni molto forti, direi, ha sdoganato in certo senso, perché ha proprio parlato di pulizia etnica, di sciagura nazionale, finalmente, perché finora sembrava che fosse un qualcosa, questa tragedia fosse un qualcosa legato ai noi istriani, fiumani dalmati. La nostra tragedia si compone di foibe prima, esodo, i 50 anni di silenzio e purtroppo adesso possiamo aggiungere negazionismo e giustificazionismo. Non so quando riusciremo, come si vede addirittura intervengono anche sul discorso del presidente Mattarella, ma mi auguro che in qualche modo la capiscano finalmente, che era una storia vera, che le tragedie sono state veramente vissute e quindi almeno abbiano questa decenza, direi proprio, di lasciare che di queste sofferenze noi possiamo parlarne. Norma Cossetto l'abbiamo conosciuta tutti attraverso un film e tutti si sono immedesimati nella storia di questa donna su cui si è taciuto per tanti anni. Oggi avverte qualcosa di diverso, è cambiato qualcosa intorno a lei? Sì, fortunatamente da qualche anno a questa parte la sensibilità è cambiata. C'è un'attenzione diversa, c'è una vicinanza diversa anche delle istituzioni, ma lo vedo anche dalle persone comuni e da tanti italiani e questo ci rincuora, è una grande carezza per noi. Più di 200 persone hanno partecipato all'incontro e quasi altrettante alla cena a tema istriano preparata con sapiente delicatezza da Anna Maria Pellegrino, con chef e brigata del ristorante. Un tentativo di superare le polemiche attraverso la conoscenza di quel che è stato, concluso dalla storia di una giovane triestina, figlia di un esule giornalista di Tele Capodistria, che ha deciso di tornare a vivere in Istria, nel segno della memoria e di un dialogo necessario. L'Istria è una terra complessa che ha tanti significati e non può essere interpretata solo attraverso il bianco o il nero. L'Istria è una terra di sfumature e nelle sfumature però risiede la sua infinita bellezza, che è una bellezza della diversità.